prima di cedere la parola a loro, voglio ricordare quel ragazzo Giuseppe Gatti, quel ragazzo che avete visto al fine filmato. Giuseppe Gatti, dopo quell'evento, quella manifestazione di legalità di un ragazzo di 23 anni, un mese dopo è morto in una circostanza molto strana. Era un siciliano che voleva andare via dalla Sicilia e a un certo punto ha deciso di rimanere e ha aperto un blog. E sul blog, nel suo blog c'è scritto chi è Giuseppe Gatti, 23 anni. Ve lo leggo. Giuseppe Gatti Savio, nato ad Agrigento il 18 ottobre del 1986, residente a Campobello di Licata, Agrigento, cittadino libero, ci tiene a precisare. Ho voluto specificare il mio status per combattere il servilismo che ogni giorno di più avvolge il nostro paese. Ho scelto di rimanere in Sicilia, di non andare via anche se vivere qui è duro, durissimo. La Sicilia non è bella, è bellissima. Ed io voglio lottare per far sì che questa vituperata terra possa rinascere. Cerco di fare ciò, portando dentro di me il ricordo di gente come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre, Peppino Impastato, Pippo Fava, Beppe Alfano e tutti coloro che hanno dato vita, che hanno donato la vita per ridare dignità alla Sicilia e ai siciliani. Questo era Giuseppe Gatti, un giovane che anche lui ha combattuto per la legalità e la giustizia. E che dia un grazie. Sì, rompiamo subito il ghiaccio. Il titolo del convegno è dalla prima alla seconda repubblica, adesso siamo vicini a una terza. La caduta della prima repubblica è stata contraddistinta dalle stragi, da un patto, da una trattativa. C'era una crisi politica, una crisi economica. Pensavamo tutti che ci fosse una rinascita nel nostro paese, proprio improntato sulla lotta alla corruzione, sulla legalità. Invece ci troviamo a distanza di 18 anni, peggio di prima. Adesso abbiamo nuovamente una crisi politica, una crisi economica. Ci dobbiamo aspettare qualche altra trattativa? Bene, io vorrei partire da una cosa che mi ha accorato profondamente, che è successa proprio in questi giorni, cioè la comunicazione di una pratica disciplinare nei confronti del magistrato Di Matteo di Palermo. Di Matteo è uno di quei magistrati che nella procura di Palermo, che in questo momento sta lavorando insieme con altre procure, con la procura di Caltanissetta, con la procura di Firenze, per togliere finalmente quel velo tenebroso che finora è stato coperto sui veri responsabili della strage di Capaci, di Via D'Amelio e della strage del 92 e del 93. E Di Matteo è una delle persone più impegnate in questo momento in queste indagini. Ecco, da parte del Ministero della Giustizia è stata comunicata l'avvio di un procedimento disciplinare contro Di Matteo per delle dichiarazioni che Di Matteo, in qualità di presidente dell'ANM di Palermo, aveva fatto riguardo ai magistrati che sono distaccati presso il Ministero. E quello che ha detto Di Matteo è in poche parole questo: dopo gli attacchi violenti che vengono fatti dalla politica, che vengono fatti dalla Presidenza del Consiglio, che vengono fatti contro la magistratura, contro uno dei poteri indipendenti dello Stato, Di Matteo si chiedeva con quale faccia alcuni magistrati, quelli distaccati presso il Ministero della Giustizia, potessero accettare di continuare a lavorare là dentro. E per questo è stato fatto oggetto di un provvedimento disciplinare. Ora vedete, a me questa richiesta di provvedimento disciplinare verso Di Matteo mi ha ricordato un altro provvedimento disciplinare che era stato minacciato, anzi che fu messo in atto nei confronti di mio fratello per un'intervista che aveva concesso alla Repubblica, all'Unità, nella quale
parlava della dissoluzione del, che veniva scientemente fatta nei confronti del pool antimafia. Falcone era stato costretto ad andare a Palermo, Paolo Borsellino aveva dovuto andare a lavorare alla procura di Marsala, a fronte del fatto che praticamente il procuratore che aveva sostituito Antonino Caponnetto, cioè Meli, aveva cominciato ad assegnare dei processi di nessun peso e significato a Giovanni Falcone, che quindi aveva scelto di andare a Roma e aveva addirittura, almeno in quel periodo, lasciato la magistratura attiva. E Paolo era stato sottoposto al, diciamo, al giudizio, aveva avuto un'audizione presso il CSM, che, per la quale Paolo addirittura, quando andò a fare quell'audizione, ci confidò che temeva di perdere il suo posto di lavoro. Il suo posto di lavoro, sapete che non era un posto di lavoro alla Fiat o in una catena di montaggio, ma era alla procura di Palermo, cioè quella parte dell'istituzione dello Stato che, al di là di quella che è stata la mancata volontà dello Stato di combattere autonomamente la criminalità organizzata, aveva sempre in prima persona e in prima istanza condotto questa lotta alla criminalità. Poi il favore che Paolo raccoglieva all'interno dell'opinione pubblica ha fatto sì che il CSM non ha avuto il coraggio di emanare un provvedimento disciplinare nei confronti di Paolo Borsellino, e quindi non successe nulla. Però vedete, a me che in questi giorni sto sentendo veramente un'atmosfera, vedo, sento attorno a me un'atmosfera molto simile a quella che c'era nel 92, quando poi ci furono le stragi, quando poi, proprio in corrispondenza di un cambio di equilibrio politico, di un cambio di equilibrio nel nostro paese, ci furono, come tante altre volte era successo in Italia, furono attuate quelle stragi. Era successo tante volte in Italia, è successo con la strage di Portella della Ginestra, quando i comunisti stavano per si pensava che potessero vincere le elezioni. È successo con la Banca dell'Agricoltura, è successo con la strage di Piazza della Loggia, è successo con la strage della stazione di Bologna, è successo con la strage del Rapido 901. Ogni volta che in Italia c'è stata la necessità per qualcuno, per i poteri forti, di far sì che si passasse da un equilibrio politico a un altro, in Italia ci sono sempre state delle stragi, e queste stragi sono state sempre delle stragi di Stato. Adesso il metodo è cambiato, adesso dalle stragi del 93 in poi questo metodo non viene più adoperato, adesso hanno trovato altri metodi per fermare i magistrati. Paolo, Giovanni l'hanno dovuto fermare con centinaia di chili di, non di tritolo, di Semtex, quell'esplosivo che adoperano i servizi segreti, l'esplosivo che adoperano i militari, l'hanno dovuto eliminare attraverso il sangue, attraverso delle stragi che sono delle stragi di Stato, così come tutte quelle altre stragi che ho enumerato prima. Però le stragi hanno un problema, hanno un grosso problema. Le stragi provocano il sangue, quelle cose che accendono la reazione dell'opinione pubblica. Ed è quello che c'è stato in Italia ogni volta che ci sono state delle stragi, tanto è vero che tutti i provvedimenti che sono stati presi in Italia per combattere la criminalità organizzata non sono mai venuti da una volontà autonoma dello Stato, ma sono sempre venuti in seguito alla reazione dell'opinione pubblica, in seguito a delle stragi. E allora le stragi hanno quel problema che dopo lo Stato deve perlomeno fingere di combattere, di aumentare la sua pressione nei confronti della criminalità organizzata, deve perlomeno simulare un'azione di repressione della criminalità organizzata, ma non della criminalità organizzata dei latitanti, delle cose, ma addirittura in quello che è i livelli superiori della criminalità organizzata, quelli all'interno dello Stato, quelli con i collusi all'interno dello Stato. E allora hanno cambiato metodo, e oggi i magistrati, oggi, ieri, ma ancora oggi, li eliminano come hanno eliminato Luigi De Magistris,
come hanno eliminato Clementina Forleo, come hanno eliminato l'intera, hanno messo davanti a un plotone di esecuzione l'intera procura di Salerno. Hanno cambiato metodo, ma questo metodo potrebbe più non bastare più. Io noto troppi segni oggi che mi riportano indietro al 92, al 93, mi riportano indietro, e questo è uno di quei segnali, è uno di quei segnali. Il momento in cui, così come facevano con Paolo, così come facevano con Giovanni, perché io penso che voi che siete qui oggi siete abbastanza informati di la verità su Paolo e Giovanni, che oggi vengono, cercano di appropriarsene, li vogliono chiamare anche eroi, quando non chiamano eroi le persone come Mangano, che è più consono per loro. Però oggi Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono considerati degli eroi, ma che cosa succedeva prima del 92? Che cosa succedeva quando Giovanni Falcone venne addirittura accusato di essersi preparato da solo l'attentato dell'Addaura, e oggi sta venendo fuori come e da chi è stato preparato l'attentato dell'Addaura? Allora si cercava di denigrare quei magistrati, li chiamavano professionisti dell'antimafia. C'erano articoli che venivano fuori anche sulla Repubblica, sul Corriere, nella quale Paolo e Giovanni addirittura, non mi ricordo chi scrisse quell'articolo, in cui addirittura li scriveva come due figure ridicole, non mi ricordo più l'autore, ma questo era il tenore degli articoli che allora si leggevano sui giornali prima che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone diventassero il gioco forza degli eroi. E oggi questi continui attacchi ai magistrati che vengono fatti soprattutto al Presidente del Consiglio, il quale o mentre si trova all'estero o mentre si trova in mezzo a delle persone all'uscita di quando scende dal taxi o altro, come è stato intercettato l'altra volta, lancia le peggiori accuse nei confronti dei magistrati. Cosa ha detto il Presidente del Consiglio nei confronti dei magistrati? Che sono un'associazione a delinquere, che sono un'associazione a delinquere. Questo uno dei poteri dello Stato ha detto nei confronti di un altro potere dello Stato, che deve essere fatta contro di loro, una commissione d'inchiesta contro di loro, una commissione d'inchiesta che abbia lo stesso potere dei PM. È la maniera in cui tentano, o meglio tenta, perché ne è il principale responsabile, questo sovvertimento della Costituzione, per cui si vuole praticamente imbavagliare uno dei poteri dello Stato, quel potere che fino a oggi è quello che ci ha salvato con l'inchiesta di Mani Pulite. Chi l'avrebbe potuto fare? Chi avrebbe potuto fare sì che una classe politica corrotta venisse addirittura spazzata via? Non sicuramente dall'interno del Parlamento sarebbe venuto quello che è venuto fuori. E allora hanno imparato la lezione, e allora in ogni maniera tentano di imbavagliare la magistratura. E nel momento in cui c'è un magistrato come Antonio Di Matteo, come Nino Di Matteo, che dice quello che sta succedendo, dice come in effetti quei magistrati che sono all'interno del Ministero della Giustizia sono dei veri e propri Doberman che vengono usati per attaccare altri magistrati, come il Ministro della Giustizia non sia un Ministro della Giustizia, ma sia tutt'altro, sia un Ministro dell'Ingiustizia, un Ministro che tenta di non fare altro che seguire quelli che sono i dettami del Presidente del Consiglio, che ha come unico obiettivo quello di fermare i processi che lo riguardano. Che cosa si fa da anni, di anni in Italia? Che cosa ha fatto questo governo che addirittura dice di aver ottenuto i migliori successi nei confronti della criminalità organizzata? Che cosa ha fatto? Che leggi sono state fatte? Ve lo dico io che leggi sono state fatte. Le leggi che sono state fatte in Italia da dopo il 92 a oggi non sono altro che leggi che da un lato cercano appunto di salvaguardare il Presidente del Consiglio dagli innumerevoli processi in cui è coinvolto,
e che dall'altro uno per uno servono ad attuare, a pagare quelle cambiali che sono state contratte per quella scellerata trattativa che è stata avviata tra lo Stato e pezzi dello Stato, di cui oggi finalmente cominciamo a sapere qualcosa. Quando 4 anni fa io scrissi una lettera aperta che si chiamava 19 luglio 1992, una strage di Stato, io cominciai allora a dire che mio fratello era stato ucciso proprio per quella trattativa. Io cominciai a dire da allora che mio fratello aveva cominciato a morire il 1 luglio del 92, quando fu ricevuto nello studio di Nicola Mancino al Viminale e Nicola Mancino gli comunicò l'esistenza di questa trattativa. Oggi finalmente si comincia a sapere, ma allora venivo preso per pazzo, allora mi dicevano che farneticavo, me lo dicono ancora oggi, mi dicono che io faccio un giornalista che va per la maggiore, dice che io faccio di professione il fratello di Paolo Borsellino, questa è la mia professione. Io vorrei dirgli che io il fratello, la professione del fratello di Paolo Borsellino magari lo faccio, ma lo faccio bene. Lui non sa neanche che cosa significa fare il fratello. Io faccio la professione del fratello di Paolo Borsellino perché combatto per mio fratello, ma non per mio fratello. Io se fosse soltanto mio fratello me lo piangerei da solo e rimpiangerei il fatto che sia morto e di non avere più vicino una persona come quella. Ma quello che è stato ucciso non è mio fratello, quello che è stato ucciso è un magistrato, è un magistrato che ha sacrificato la sua vita per lo Stato, per servire lo Stato, e dallo Stato, da pezzi dello Stato è stato ucciso. Questo era quel fratello per il quale io combatto. E oggi succede, ripeto, esattamente quello che succede nel 92, e io ho una grande paura, vi giuro, io ho la grande paura che si possa ritornare ancora a una stagione di stragi, che non bastino più come sono bastate fino ad oggi per imbavagliare quei giudici, per impedire il lavoro a quei giudici, fare come è stato fatto per De Magistris e costringerlo ad andarsi a trovare un altro campo di battaglia. È la stessa cosa che ha dovuto fare Falcone, nel prima del 92, prima della strage di Capaci. Falcone a un certo punto, non essendo più per lui possibile lavorare a Palermo, è andato a lavorare al Ministero della Giustizia. E qui ha fatto molto di più di quello che avrebbe potuto fare, gli era concesso di fare, di quello che fino a quel momento aveva fatto, inchiodando con il maxi processo alla sbarra a centinaia e centinaia di anni di carcere il gota della criminalità organizzata. Ma che cosa andiamo un po' indietro, che cosa è successo, perché ci furono, quali furono i motivi per cui arrivarono alla strage di Capaci? Dobbiamo partire da un po' indietro, dobbiamo partire da quando ci fu il max processo, da quando grazie a Buscetta fu possibile scrivere il proprio organigramma della mafia, da quando grazie al pool di Palermo fu possibile istruire quel processo e inchiodare alla loro responsabilità centinaia di appartenenti alla cupola mafiosa, di cui fino a quel momento non si sapeva quasi nulla. Il nome stesso di cupola mafiosa venne dalle rivelazioni di Buscetta. Ma poi che cosa successe? Successe che ci furono quelle condanne, il gota della mafia fu condannato all'ergastolo e fino a questo punto non sarebbe successo niente. Non sarebbe successo niente per un motivo, perché Riina, Provenzano, i capi della mafia dicevano: state tranquilli, tanto poi si metterà tutto a posto. Perché era, fino a quel momento era stato tutto messo a posto. Cioè non è che non ci fossero stati fino a quel momento dei processi ai mafiosi, c'erano stati, però ogni volta c'era qualcuno alla prima sezione della Corte di Cassazione, c'era Corrado Carnevale, il quale fino a quel punto aveva annullato non 5 ma 500 processi in cui erano stati condannati
degli appartenenti alla criminalità organizzata, processi per i quali magari erano stati spesi anni e anni di lavoro di giudici, in cui dei magistrati, degli appartenenti delle forze dell'ordine erano stati uccisi, e lui li annullava per che cosa? Li annullava per un bollo, per un timbro che era stato messo sull'incartamento con un timbro di gomma e non con un timbro di ferro, per una fotocopia che non si trovava nel posto giusto nell'incartamento, per un documento che era messo sotto forma di fotocopia o altro, per una, spesso addirittura per come era stata costruita una sentenza, per la forma della tattica della sentenza. Era in questa maniera che nel silenzio assoluto venivano annullati questi processi che erano costati anche la vita di magistrati. Che cosa succede? Succede che Giovanni Falcone, una volta andato al Ministero della Giustizia, convince Martelli a fare il monitoraggio di queste sentenze della Cassazione. Lo convince a fare questo monitoraggio, e da questo viene fuori come tutte queste sentenze erano state sempre fatte e firmate da Corrado Carnevale, presidente della prima sezione della Corte di Cassazione. E allora finalmente viene attuato un criterio, il cosiddetto criterio di rotazione, per cui non deve essere più la prima sezione della Corte di Cassazione, ma deve essere le sezioni riunite, e che a rotazione il presidente deve essere di ciascuna, di ognuna delle diverse sezioni della Corte di Cassazione. E così finalmente Carnevale non può più, come avrebbe sicuramente fatto, annullare anche la sentenza del maxi processo, e le porte del carcere si chiudono definitivamente alle spalle di quei condannati. E allora che cosa succede? Allora succede che il gota della mafia, il cupo della mafia non si fida più di quelli che erano stati i referenti politici fino a quel momento, e di conseguenza viene ucciso Lima, è il segnale di quello che sarebbe successo. E Giovanni Falcone disse: allora adesso può succedere di tutto, e di tutto succede, perché che cosa succede? Succede che i mafiosi, la mafia tenta prima una strada, quella di fare di farsi un partito politico, non fidarsi più dei politici, non affidarsi più ad avere come referenti dei partiti, come era stato fino a quel momento Andreotti, che infatti per i suoi rapporti con la mafia è stato prescritto, quindi condannato e l'ha riconosciuto colpevole, e la condanna non è stata comminata per prescrizione, non assolto così come purtroppo tanti credono in Italia. Succede a quel punto che salta, proprio grazie all'omicidio Lima, la nomina che ormai era quasi sicura di Andreotti alla presidenza della Repubblica, e succede che a quel punto, ripeto, prima la mafia tenta di fare un nuovo partito politico, che erano partiti politici a somiglianza di quella della Lega su base regionale, e poi invece decide di appoggiarsi a una struttura che invece già qualcuno stava mettendo in piedi, e quella struttura è la struttura di Forza Italia, quel partito che ha retto le sorti del nostro paese ormai da 20 anni a questa parte, perché Dell'Utri già da prima aveva cominciato a mettere in piedi quel partito. E questo è il partito che oggi ci governa, un partito che non lo dico io, lo dice il Presidente del Consiglio. Non so quanti di voi hanno visto una trasmissione televisiva in cui il Presidente del Consiglio, con una mano sulla spalla di Marcello Dell'Utri, ha detto: senza quest'uomo Forza Italia non esisterebbe. E poiché Dell'Utri a me risulta essere stato condannato in appello a 8 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, vuol dire che senza la mafia Forza Italia non esisterebbe. E non lo dico io, l'ho detto il Presidente del Consiglio, quello stesso Presidente del Consiglio che insieme al suo sodale
Marcello Dell'Utri appunto, ha proclamato eroe Mangano, ha proclamato eroismo l'omertà, ci ha impedito, mi ha impedito, come io facevo fino a oggi, di chiamare con questo nome di eroe non Paolo Borsellino. Non l'ho mai chiamato, non l'ho mai considerato un eroe. Paolo Borsellino era un servitore dello Stato che è morto per mano dello Stato, per quello Stato in cui credeva fermamente, di cui era fedele servitore fino all'ultimo. Ma io chiamavo eroi altre persone, chiamavo eroi delle persone che erano morte magari perché facevano quel lavoro semplicemente perché non avevano un altro lavoro da fare, non avevano trovato un altro lavoro. Eppure questi sì che sono morti di eroi, si chiamano Agostino, si chiamano Claudio, Emanuela, Vincenzo, Walter. Questi sono dei veri eroi che oggi purtroppo non possiamo chiamare più eroi, ma io di questo nome mi voglio riappropriare. Io lotterò fino all'ultimo giorno della mia vita per poter ancora una volta chiamare eroi queste persone e chiamare, far sì che Vittorio Mangano vengano chiamato con nient'altro che il suo nome, cioè un assassino criminale. E lotterò in tutte le maniere. Io, vedete, io sono un ingegnere, io non ho le conoscenze di chi meglio di me poi vi parlerà di quello di cui oggi si doveva parlare, di Gioacchino Genchi, cioè della P2, della P3, di tutte queste trame che oggi vengono ordite e che servono per passare al nuovo equilibrio col politico, quel nuovo equilibrio politico, ripeto, per cui io ho una grande paura che ci possa essere una grande stagione di stragi. Ma io lotterò lo stesso per quello che posso, sono un ingegnere, continuo a lavorare proprio per poter continuare a fare girare l'Italia, per qui alzare la mia agenda rossa e cercare di far crescere dentro la gente la rabbia per quello che sta succedendo, la rabbia per quello che ci succede davanti agli occhi e per cui purtroppo ancora non si reagisce tutti così come dovrebbe reagire. Perché vedete, ha detto bene Antonio Di Pietro, ha detto bene, qui stiamo assistendo da parte del Presidente del Consiglio a uno stupro della Costituzione, è quello che sta succedendo. Ma io, come ho detto a Roma a quella manifestazione che i ragazzi del Popolo Viola, questo movimento di giovani, io credo tanto nei giovani, la mia speranza si fonda oggi soprattutto nei giovani. Come ho detto a Roma, non è soltanto, qui non siamo in presenza di uno stupratore, qui siamo in presenza di una banda di stupratori. Qui è tutto il governo a essere composto da una banda di stupratori che giorno per giorno continua a stuprare il diritto al lavoro, continua a stuprare la giustizia, continua a stuprare tutto quanto c'è di stuprabile in Italia. E noi come reagiamo? Come reagiamo? Noi finora abbiamo ancora reagito con il silenzio, abbiamo reagito con l'indifferenza. E io è questo che faccio girando per tutta l'Italia, anche a quasi 70 anni, lo continuerò a fare se Dio mi dà la grazia di vivere fino a 80 anni, se le cose non cambieranno, fino all'ultimo giorno della mia vita. Ma non per fare piangere qualcuno, come qualcuno che quando finisco di parlare, io volutamente non parlo più di quelle cose di cui potrei parlare, volutamente non parlo più dei pezzi di Emanuele Aloi che si staccano dall'intonaco del palazzo di Via D'Amelio contro i quali l'esplosione della bomba li aveva schiacciati e che Gioacchino Genchi si conobbe solo perché c'erano dei capelli biondi in mezzo. Volutamente non parlo più di mio fratello ridotto a un troncone con le gambe saltate da un lato e le braccia dall'altro, non ne parlo più per evitare che la gente poi mi venga a dire ci ha fatto commuovere. Io non voglio commuovere nessuno, io non ho ancora pianto neanche io per mio fratello e non piangerò fino a quando non sarà fatto giustizia. Io pretendo, voglio che sia fatta giustizia. Io solo allora potrò versare qualche lacrima a mio fratello, ma prima è necessario che io
nel mio piccolo faccia tutto quello che posso fare perché il sogno di mio fratello si possa realizzare. E il sogno di mio fratello era un sogno semplice, era soltanto un sogno d'amore e basta. Era che la nostra terra potesse riscattarsi, che il nostro paese potesse diventare un paese in cui fosse degno di vivere, i nostri giovani possano avere un futuro. Questo era il sogno di Paolo e nient'altro. E io per questo sogno, ripeto, combatterò fino all'ultimo giorno della mia vita. Perché vedete, a me non interessa se... E non sono andato a Roma per quello, se Berlusconi insidia minorenni, se Berlusconi fa ha corrotto Mills, se Berlusconi ha effettivamente diciamo è colpevole di uno dei tanti processi per cui è imputato e per cui fino ad ora è riuscito a non farsi processare. A me di tutto quello non interessa niente, perché c'è qualcosa di molto più grave di cui io ho paura che sia coinvolto il Presidente del Consiglio. Non posso dire che ho le prove, che non so, però guardate, il solo fatto di vivere in un paese in cui il Presidente del Consiglio sia sospettato, possa essere sospettato di essere uno dei mandanti occulti della strage del 92, io non so che cosa hanno in mano oggi i magistrati, non so che cosa, se effettivamente questo sia vero o non sia vero, so soltanto che il Presidente del Consiglio è stato imputato già in due, è stato oggetto di indagini in almeno due processi. In uno di questi veniva chiamato Alfa, nell'altro veniva chiamato Autore 1, perché coprivano il nome con questo pseudonimo. Ed in entrambi i processi, Beta e Autore 2, era Marcello Dell'Utri. C'è un uomo che è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e allora vuol dire che qualche fondamento c'è in quelle indagini che sono state fatte. Io ripeto, io non sono avvocato, non sono magistrato, sono un ingegnere e basta, ma guardo i dati di fatto, vivo anche certe volte di sensazione, di quello che posso capire anche per avere vissuto accanto a mio fratello per anni e quindi avere magari imparato a sentire certe cose attraverso di lui. Ma io posso accettare, noi possiamo accettare di vivere in un paese in cui il Presidente del Consiglio, sul Presidente del Consiglio ci sia quest'ombra, e speriamo che sia semplicemente un'ombra, ci sia la possibilità che sia stato uno dei mandanti occulti della strage. Io credo che dovrebbe essere un diritto del Presidente del Consiglio quello di ottenere un processo per poter fugare da lui questo sospetto orribile, cioè di essere la persona che oggi sta godendo i frutti del nuovo equilibrio politico che si è realizzato dopo la strage del 92 e del 93. Ritengo che dovremmo tutti quanti sostenere il suo diritto a essere processato, perché fino a quando questo dubbio, questo interrogativo peserà su di lui, io credo che il nostro non può chiamarsi un paese civile, no? Paese in cui ci sono paesi in cui un primo ministro, un ministro si dimette perché su di lui viene detto che viene detto, ci sono le prove che non pagava i contributi per la babysitter. Vi rendete conto? Questo è quello che succede in paesi che veramente sono dei paesi civili. E noi accettiamo di vivere in un paese in cui il Presidente del Consiglio può essere anche soltanto sospettato di avere di avere in qualche maniera essere uno dei mandanti occulti di quelle stragi. E che cosa succede? Succede perché io, ripeto, vivo di sensazioni e mi fondo sulle sensazioni. Perché questo attacchi continui da parte del Presidente del Consiglio verso la magistratura? Non può dipendere semplicemente dai processi, gli basterebbe farsi le sue leggi ad personam con le quali fermare i processi, come finora è riuscito a fermare i processi. Ma perché questo livore, questo continuo attacco nei confronti della magistratura? Perché quando qualche tempo fa si cominciò a sentire che c'era dei nuovi collaboratori di giustizia,
che c'era Spatuzza che stava parlando e stava distruggendo quel falso testimone che era stato messo in piedi per far sì che il processo potesse seguire certe strade, per far sì che non si arrivasse ai Graviano, che erano quelli che erano, come sta avvenendo oggi fuori, erano, trattavano con Berlusconi, quelli che avevano a che fare con i servizi segreti. Quando è venuto fuori che Spatuzza stava distruggendo le testimonianze di Scarantino e stava orientando i magistrati che oggi lavorano su quelle cose sulla giusta via, quando è venuto fuori che c'era Massimo Ciancimino, il figlio di un mafioso, che sta finalmente parlando della trattativa, ci ha detto insieme con altri, con Brusca, ci ha detto che Nicola Mancino era il terminale istituzionale di quella trattativa. Quel Nicola Mancino che fino all'ultimo e in maniera assurda continua a negare di aver incontrato il 1 luglio del 92 Paolo Borsellino, anche a fronte di testimonianze di Paolo stesso, che in un'agendina piccola, grigia, non quella rossa, che è stata sottratta, aveva scritto alle ore, nella giornata del 1 luglio, alle ore 19:30 aveva scritto Mancino. Quindi sicuramente Paolo ha incontrato Mancino, perché Paolo stesso ha testimoniato, e non si può pensare che Paolo si sia configurato un falso per accusare dopo morto Mancino. Oggi, ripeto, perché nel momento in cui queste cose sono cominciate a venire fuori, per cui hanno cominciato a parlare della trattativa, sono cominciate a venire fuori le prove della trattativa, hanno riaperto l'indagine sulle stragi, perché? Perché il Presidente del Consiglio ha detto, prima ancora che queste cose venissero fuori, ci sono delle procure che stanno complottando contro di me. Questa è un'ammissione di colpa, per cui ritengo, io spero di vivere abbastanza per far sì che si arrivi a questi processi, che le persone che devono essere indagate, al di là dei lodi, dei processi brevi, dei processi interrotti, dei processi tagliati, possono essere processati. Ma io dico, perché Berlusconi avrebbe dovuto dire, nel momento in cui nessuno in Italia sapeva, a meno di chi magari per qualche fuga di notizia poteva sapere qualcosa, poteva sapere quello che stavano facendo le procure di Palermo, e non era una, erano più di una procura, sono le procure di Palermo, le procure di Caltanissetta, le procure di Firenze, che oggi quasi come un pool rinato dalle ceneri del precedente e per giunta diffuso su più procure, stanno indagando di nuovo finalmente sui mandanti occulti delle stragi e su tutto quello che è venuto dopo, sulla trattativa, su che cosa ha portato questa trattativa. Perché ha dovuto dire ci sono delle procure che stanno complottando contro di me? È lui che dichiara la sua colpa, non sono io che lo accuso di qualche cosa. Perché vedete, è vero che quelle procure, quelle indagini sono state archiviate, che lì dove si parlava di quelle istruttore, dove si parlava di analfabeta, di autore 1 e di autore 2, sono state archiviate. Però vedete, circola nel senso comune, nella gente, l'idea che quando un processo viene archiviato, allora vuol dire praticamente che è stato assolto, è stata scomparsa ogni sospetto e ogni prova su quelle cose che erano oggetto dell'istruttore, che sono state archiviate. Non è così, non è così. Andatevi a leggere le sentenze di archivazione di questi processi. Qualcuna l'abbiamo riportata qui in questa agenda rossa, questa che è un giornalista che potrebbe meglio andare a lavorare a Zenit piuttosto che fare il giornalista, Emilio Fede ha detto a Palermo c'erano dei giovani appartenenti al movimento delle agende rosse comuniste, che hanno cercato di indirizzare politicamente le manifestazioni per il 19 luglio per Paolo Borsellino e i ragazzi della sua scorta. Non sono delle agende rosse comuniste, noi queste agende rosse col comunismo non hanno niente a che fare, e se fossero stati quell'anno l'arma dei carabinieri avesse deciso di stampare in verde quell'agenda invece che quell'anno la stampano ogni anno, quell'anno ha stampato in rosso,
avrebbe detto forse le agende rosse padane, le agende verdi padane, oppure avrebbe detto le agende verdi islamiche, tanto è nulla la sua la qualità della sua informazione. Però purtroppo, perché voglio spendere qualche parola sull'informazione, vedete, fino a quando si tratta del TG4, appunto della succursale di Zelig, possiamo anche accettarlo, ma c'è stato il Corriere della Sera che ha titolato che c'erano delle, anzi questa è stata Repubblica, che dei ragazzi che alzavano delle agendine rosse, senza precisare di che cosa si trattasse, delle agendine rosse, quando agendina rossa non è. Io credo che un giornale degno di questo nome dovrebbe sapere di che cos'è questa agenda rossa, perché questa agenda rossa, come ha detto Marco Travaglio, è la scatola nera della Seconda Repubblica. Questa agenda rossa è quella su cui si basano la rete di ricatti incrociati che reggono gli equilibri di questa disgraziata Seconda Repubblica. Paolo Borsellino è stato ucciso, ma non bastava ucciderlo se non avessero sottratto l'agenda rossa. È per questo che l'assassino di Paolo, quella strage è stata fatta in quella maniera e in quel posto, perché in quella maniera qualcuno ha avuto l'opportunità di avvicinarsi alla macchina di Paolo e sottrarsi e sottrarre quell'agenda. E nonostante esistano delle fotografie che mostrano la persona che si allontana dalla borsa, dalla macchina di Paolo, tenendo quella borsa in mano, nonostante questo non si è potuto avere giustizia. Nonostante questo, addirittura è stato scritto nella sentenza, una sentenza abnorme, una sentenza che purtroppo poi la Costituzione ha avallato, con la quale è stato assolto il capitano Giovanni Arcangeli ed è stata messa una pietra tombale sulla giustizia, e lì nella motivazione è stato scritto che non era neppure sicuro che in quella borsa ci fosse l'agenda. Addirittura hanno ipotizzato che quell'agenda non esistesse neppure. Io allora ho detto, se questa sentenza, traiamo le conclusioni, se questa sentenza deve essere una sentenza della Repubblica e se deve essere valida, allora è necessario che incriminiate la moglie di Paolo, Agnese Borsellino, perché la moglie di Paolo ha testimoniato il fatto di avere visto Paolo mettere quell'agenda nella borsa nel momento in cui si è partito dalla Villa Grazia di Carini per andare al suo appuntamento con la morte. Allora, se quella sentenza deve essere valida, deve avere addirittura il suggello della Costituzione, incriminate me, incriminate Rita Borsellino, incriminate la mamma di Paolo, anche se adesso non è più possibile incriminarla per morte sopravvenuta, perché solo noi avremmo potuto sottrarre quell'agenda. Se non l'ha sottratto chi ha preso la borsa di Paolo, che sicuramente conteneva l'agenda, e lo testimonia Agnese Borsellino, allora solo noi, i fratelli, la sorella o la mamma avrebbero potuto sottrarre quell'agenda, perché Paolo quell'agenda non la lasciava un momento, non la lasciava un momento. Figurarsi che quel giorno era andato in via D'Amelio per prendere mia mamma e accompagnarla dal cardiologo. Che motivo avrebbe avuto di portarsi dietro la borsa degli incartamenti con l'agenda? C'era, pensate, c'era, come mi ha raccontato Gioacchino, addirittura mi ha mostrato Gioacchino la batteria di riserva del cellulare di Paolo, c'era un pacchetto di sigarette, le Dunhill che fumava lui, c'era un costume bagnato, c'era la batteria di riserva del telefono di Paolo e c'era quell'agenda. C'era quell'agenda, non è possibile che una sentenza della Repubblica dica che quell'agenda non ci fosse in quella borsa, perché allora, ripeto, dovete incriminare Agnese Borsellino e dovete incriminare fratelli e sorelle di Paolo per averla sottratta, perché vedete, quell'agenda non è un'agenda qualsiasi. Oggi assistevo prima all'intervista di Gioacchino che parlava di questi dossier che stanno venendo fuori oggi. Ma che cosa volete che siano questi dossier? La capacità di ricatto di questi dossier rispetto ai ricatti che possono essere
imbastiti e retti da quello che è scritto sull'agenda rossa di Paolo Borsellino, quell'agenda rossa in cui Paolo annotava tutto quello che i collaboratori di giustizia, come Gaspare Mutolo per esempio, quello che lui stava interrogando proprio nel momento in cui lo chiamò Nicola Mancino per andarlo a chiamarlo al Viminale, dove sicuramente gli ha parlato della trattativa. E quale credete che possa essere stata la reazione di Paolo di fronte a una proposta di questo genere? Fermare le indagini, fermare tutto quello che stavano facendo nella lotta contro la mafia, perché con la mafia si doveva stringere un patto, con la mafia si doveva firmare un accordo, con la mafia si dovevano firmare le cambiali che sono state firmate, che la trattativa che è stata conclusa, come dimostra il fatto che l'ultimo attentato, il più terribile che avevano preparato allo Stadio Olimpico di Roma, per una volta non funzionò il timer, la seconda volta dice che fu fermato per un motivo simile e poi invece non ci fu più, perché intanto la trattativa era stata conclusa. E di questa trattativa oggi noi giorno per giorno vediamo pagare le cambiali, e questa trattativa vediamo continuare davanti agli occhi di tutti, perché cosa credete che siano quei messaggi che di tanto in tanto dal carcere lancia Riina? Cosa credete che sia quelle dichiarazioni di Graviano alla televisione, addirittura quando alla domanda se conoscesse Silvio Berlusconi, uno dei Graviano, prima di rispondere no, ha stato in silenzio per quasi 2 secondi, e quei 2 secondi nel linguaggio della mafia sono un discorso che non finisce più. Sono quei 2 secondi, significano: io non parlo, però potrei parlare. E questa è la trattativa che noi vediamo continuare davanti agli occhi di tutti, davanti agli occhi di tutti. E quella trattativa, e tu mi chiedevi se ci sono nuove trattative, io non lo so se ci sono, so che quella trattativa la continuo a vedere davanti ai miei occhi. E quindi cosa vedete? Io non seguo neanche con tanta attenzione queste cose dei dossier, della casa di Monte Carlo, della Natale, cose, ma cosa volete che mi importi di queste cose, delle escort a cui si accompagna Berlusconi, che ha cambiato il nome anche a quello, come vuole chiamarlo, ha cambiato il nome alla resistenza, come ha cambiato il nome all'odio chiamando il suo partito partito dell'amore, come ha cambiato il nome alla libertà chiamando il suo partito partito della libertà, ha cambiato proprio il significato delle parole libertà, amore, ha cambiato il nome, vuol cambiare il nome della ricorrenza del 25 aprile chiamandolo non il giorno della liberazione ma il giorno della libertà. Ci stanno cambiando il nome delle cose sotto gli occhi. Allora il fatto che oggi le zoccole vengano chiamate escort è proprio l'ultima delle cose che ci può interessare. Non mi interessa davvero nulla, a me interessa soltanto che certe indagini possano andare avanti, che certi magistrati non vengano fermati. E vedete, se noi faremo ancora una volta questo sbaglio, l'abbiamo già fatto ai tempi di Paolo, ai tempi di Falcone. Che cosa diceva Falcone? In Sicilia si muore quando si è soli, quando si viene lasciati soli. Allora noi non possiamo lasciare soli oggi questi magistrati che stanno combattendo finalmente per arrivare alla verità, per mettere alla luce quali sono le trame, quali sono gli assassini, quali sono le stragi che hanno portato al nascere di questa disgraziata Seconda Repubblica. Non possiamo ancora lasciarli solo una volta. Vedete, io appena ho sentito questa notizia di questo provvedimento disciplinare che sta ipotizzando nei confronti di Di Matteo, sapendo chi è Di Matteo, sapendo chi è Ingroia, sapendo chi è Lari, sapendo che sono magistrati che non si fermeranno, e non si fermeranno anche loro eventualmente fino alla morte, come non si sono fermati Giovanni Falcone, non si sono fermato Paolo Borsellino, io immediatamente ho cominciato a dire a tutti i giovani del mio movimento, di questo mio movimento, non è mio, è un movimento spontaneo, un movimento spontaneo che è nato tra i giovani che hanno la mia stessa voglia e la mia stessa sete di libertà, di giustizia, di verità. Sono loro che l'hanno messo in piedi, però io li ho chiamati a raccolta per andare a manifestare davanti a tutte le procure
davanti a tutti i tribunali d'Italia per andare a difendere, per fare sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto al Nino Di Matteo. Io farò a breve questa manifestazione, non so quanti ci verranno, magari saranno solo 10 davanti a ogni tribunale, non mi importa. Noi leveremo in alto questa gente rossa e queste gente rosse vorranno dire voglia di libertà, voglia di verità, voglia di giustizia, vorranno dire il nostro amore, il nostro affetto, la nostra vicinanza a questi magistrati che, sfidando ancora una volta la morte, ricordatevi quello che vi sto dicendo, se poi domani sentirete di un attentato, sentirete di un'altra strage, noi questo vogliamo testimoniare, la nostra voglia di libertà, la nostra voglia di verità, la nostra voglia di giustizia e la nostra voglia di continuare a combattere questa battaglia di resistenza che io ho urlato a Roma, l'ho urlato 3 volte con la voce più forte che potevo, perché voglio chiamare tutti a questa resistenza. È necessario che non si venga qui un giorno, si ascolti una persona che parla perché gli hanno ammazzato suo fratello, una persona che di professione fa il fratello di Paolo Borsellino, e poi tutto finisca lì. È necessario che ciascuno di noi reagisca, è necessario che ciascuno di noi metta la propria faccia, metta se stesso in prima persona per cercare di combattere questa battaglia, per cercare di combattere questa lotta, per cercare di combattere questa resistenza, altrimenti saremo tutti complici. Gioacchino Genchi, servitore dello Stato, è stato collaboratore di Giovanni Falcone. Nessuno di noi lo conosceva, abbiamo imparato a conoscerlo grazie all'allora ministro Clemente Mastella, che l'ha attaccato in tutta la sua ferocia quando è andato a mettere il naso in certi affari politici e istituzionali. Cade il governo di sinistra, pensiamo che è una questione di sinistra, ma il nostro Presidente del Consiglio, col nuovo governo, dice il più grande scandalo d'Italia. E quindi mi sono posto la domanda, ma cosa sa Gioacchino Genchi che rende le notti insonni a uomini di destra e sinistra? E quindi anche da, perché poi abbiamo saputo, lui ha anticipato quelle inchieste che oggi vediamo P2, P3. Quindi dici un po', Gioacchino. Intanto consentitemi di ringraziare quanti così numerosi sono intervenuti questa sera. Io sinceramente non me l'aspettavo, sono commosso, e questo è un segnale importante, forse è la gratificazione migliore che possono avere persone come me, come Salvatore, che ci stiamo impegnando insieme a tutti coloro che con grande sacrificio hanno organizzato questa manifestazione, che voglio ringraziare, e vi pregherei di fare loro un grosso applauso. Il fatto che in Italia ancora ci sono persone come loro, ci sono persone come voi, ci sono giovani, anziani, persone di tutte le età, come possiamo vedere qua, ragazzi, ragazze, che al di là e al di sopra della politica, degli interessi di partito, delle beghe, delle tessere, dei congressi, credono ancora in un momento di riunione, di incontro per parlare di queste cose, è qualcosa che fa sperare, è qualcosa che fa sperare che si possa cambiare, che il sacrificio per cui sono morti i miei colleghi, i magistrati con i quali ho lavorato, i servitori dello Stato, i giornalisti che hanno creduto nella ricerca della verità, non è stato un sacrificio invano. E così noi continuiamo con quello spirito di ottimismo col quale sin dal primo momento non ci siamo lasciati intimorire da chi ha cercato di fermarci. Una campagna mediatica, lo ricordavi tu, Alex, alla quale pochi avrebbero retto. Nei miei confronti sono state dette le cose più terribili che si potevano dire di un essere umano. E ricordo ancora l'intervista di
direttore di Radio Radicale, l'ex direttore di Radio Radicale, perché da di casa dopo quell'intervista l'hanno levato pure lui, Massimo Bordin, che dopo aver letto il libro mi ha invitato a Radio Radicale con Marco Pannella, ha detto: io devo confessarle che prima di leggere questo libro pensavo di lei le cose peggiori che si possano pensare di un essere umano. E io quando gliene sentivo dire a Radio Radicale tutte le mattine, è chiaro che mi addoloravo, ma apprezzavo comunque la sua obiettività, la sua intelligenza, la sua onestà, perché lui leggeva nella rassegna stampa quello che aveva letto nei giornali, sul Libero, sul Giornale, non conosceva altro, e quindi leggendo quelle notizie che venivano rappresentate in modo così preciso non poteva che formarsi la stessa opinione che forse molti di voi si sono pure formati. E così io ho affrontato da solo la risalita di una china mediatica avversa, e al mio fianco ho trovato persone come Salvatore Borsellino, e da quel momento è cambiata la mia vita, è cambiato tutto. È cambiato tutto perché la parte migliore della società civile, al di là e al di sopra dei partiti, giovani di destra, giovani di estrema sinistra, giovani cattolici, associazioni antimafia, associazioni anti-racket, giornalisti della stampa indipendente, i giornalisti della vostra regione, del giornale Antimafia 2000, che è stato il primo che mi ha sostenuto, che ha aperto un box, una rubrica speciale, dovevano essere i giornalisti delle Marche a rendersi conto di dove stava la verità e dove stava la menzogna. Piano piano, piano piano, siamo riusciti a salire una china mediatica, e persino organi di stampa che ignoravano certe verità di fronte all'evidenza cominciano a fare passi indietro. Certo, non danno gli spazi che sarebbero necessari per recuperare questa verità, ma quando certe denunce, anche sui fatti più recenti, che riguardano gli stessi soggetti che noi avevamo puntato nelle indagini di Catanzaro, di Reggio Calabria, di Caltanissetta, di Palermo, di Catania, di questo network eversivo insinuato all'interno delle istituzioni, uomini della politica, della finanza, dei servizi segreti, dell'informazione e della magistratura, non dimentichiamolo, della magistratura. E io voglio rendere un plauso al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, nonché esponente di una corrente moderata della magistratura, il dottor Palamara, per le affermazioni che oggi per la prima volta io ho sentito pronunciare al congresso della loro corrente, Unità per la Costituzione, mettendo al bando esponenti come Verdini, che faceva parte di quella stessa associazione, ex magistrato, attuale sottosegretario al Ministero dell'Ingiustizia, il vice di Angelino Alfano, perché non bastava solo Angelino Alfano, ci voleva l'aiuto di qualche magistrato, di questi magistrati che sono all'interno dei ministeri, questi magistrati che hanno nei loro studi le foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che hanno mercificato la loro dignità al servizio della politica, facendosi dare gli incarichi, andando a barattare incarichi per i quali ricevono fino a 500-600 mila euro l'anno. Questa è la vergogna che bisogna denunciare. E Nino Di Matteo ha avuto il coraggio, da presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, di denunciare questo, di chiedere che i colleghi magistrati che sono nei ministeri abbandonassero immediatamente i ministeri e rientrassero in servizio. E se Berlusconi vuole fare una riforma della giustizia non ha bisogno di portare una legge in Parlamento, può adottare un provvedimento amministrativo con il quale dispone immediatamente il rientro di tutti i magistrati distaccati negli uffici giudiziari, possibilmente a occuparsi della giustizia civile e non di quella penale, visto che questi magistrati che transitano per i ministeri, che entrano ed escono, quando si occupano di giustizia sanno solo insabbiare i processi degli amici loro e inquisire chi ha avuto il coraggio e l'onestà di fare le indagini sui loro amici, come è accaduto per me, come è accaduto con quel magistrato Achille Toro, che era sottosegretario di Stato, era con un ministro della Repubblica prima di ritornare alla Procura di Roma nel governo Prodi col ministro Bianchi,
si occupava di infrastrutture. Voi ve l'immaginate un magistrato che si occupa di infrastrutture, costruire ponti, autostrade. Meno male che è caduto quel governo, perché avrei avuto paura a transitare su quei ponti che potevano essere costruiti da uno come Achille Toro. E questa è la realtà nella quale ci stiamo imbattendo. E io ogni giorno che apro i giornali ritrovo le cose che avevo detto, le cose che avevo scritto, ritrovo la Vitola, ritrovo l'Avanti. E quando io nel 2006, maggio del 2006, commento in un'indagine di Catanzaro, una intercettazione telefonica, dove si parlava della ricostituzione dell'Avanti, dove si parlava della possibile nomina a direttore di Stracco Adamio, lo stesso che ha minacciato Fini che sarebbe stato attuato il metodo Boffo. Ed era la Vitola con un altro signore a parlare. E io commento che ben oltre la creazione di utili che un giornale come l'Avanti non avrebbe mai potuto avere, perché avrebbe solo potuto accumulare perdite. Perdite se non altro per pagare i fattorini per portare a discarica e smaltire le copie non vendute. Un giornale che ha più redattori che lettori. La creazione di questo giornale prelude alla realizzazione di una piattaforma per la creazione di attività di dossieraggio, tanto in ambito nazionale quanto in ambito internazionale. Questo è stato scritto da me nel maggio dell'anno 2006. Ora io sono un oracolo o sono fortunato, perché poi li sto vedendo cadere tutti a uno come le pene. Me ne manca uno solo, per la verità. Ma Stella mi attacca, avete visto la fine che ha fatto. Sua moglie si schiera al suo fianco, qualche settimana dopo la resta. Rutelli mi attacca da presidente del Copasir, porta in Parlamento, diventa un personaggio, si è dimesso da presidente del Copasir e fortunatamente è uscito pure dal Partito Democratico. E così via. L'ultimo è notizia di ieri, ancora non conosciamo le motivazioni. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato il provvedimento di urgenza del trasferimento ad altra sede del procuratore aggiunto di Catanzaro, Salvatore Murone. Quello stesso procuratore aggiunto di Catanzaro che nel mio libro viene descritto in contatto con gli indagati dei quali ci stavamo occupando. Nel mio libro io racconto di un'indagine per omicidio in quel di Lamezia. Stavo ricostruendo non uno, ma ben 25 omicidi di mafia nell'Interland di Lamezia Terme. E stavo analizzando gli atti dei processi di mafia che si erano celebrati a Lamezia Terme. Quando, grazie alla tenacia degli investigatori della Polizia di Stato di Lamezia e di Catanzaro, era stata portata a compimento un'indagine su una cosca, la cosca Iannazzo, una cosca che si era resa responsabile di decine di omicidi e di estorsioni, di lupare bianche, di riciclaggio di denaro. Un lavoro e una tenacia di investigatori che hanno lavorato per anni. Un ispettore si è dovuto pure separare dalla moglie, ha perso la famiglia per quella che è stata la tenacia che ci ha messo in quell'indagine. E ho seguito lui e il suo bambino in questo difficile travaglio che porta gli uomini onesti a trascurare gli affetti, i sentimenti, per dedicarli allo Stato e dedicarli alla giustizia. Il pubblico ministero ha presentato la richiesta di custodia cautelare in carcere, il giudice l'ha accolta, sono stati arrestati tutti, il tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare, la Cassazione ha confermato la misura cautelare per la cosca Iannazzo. E sono rimasti in carcere. E così è iniziato il processo, un processo fatto di schermaglie procedurali, un processo nel quale gli Iannazzo erano difesi da quegli stessi avvocati di cui poi si parla nel libro. E alla fine di questo processo in primo grado a Lamezia Terme il capomafia Iannazzo viene assolto. Il presidente del tribunale era il giudice Salvatore Murone, lo stesso giudice che poi a distanza di qualche anno presenterà la domanda come procuratore aggiunto a Catanzaro e che andrà a Catanzaro a fare il procuratore aggiunto grazie all'appoggio determinante della rappresentanza di sinistra al Consiglio Superiore della Magistratura. Questo è l'aspetto più squallido che bisogna denunciare.
delle collusioni che ci sono anche all'interno della corrente di sinistra dei magistrati, dove forse si annida il peggiore dello sporco della magistratura italiana. E Salvatore Murone diventa procuratore aggiunto, e lì inizia la lotta De Magistris, e lì inizia la guerra senza frontiere. E cosa emerge dalle indagini che io ho continuato? Da quelle indagini che poi hanno portato il pubblico ministero di Catanzaro a fare appello a quella sentenza di assoluzione e a fare condannare in appello, in Cassazione e a Nazzo quello stesso capomafia che era stato assolto dal tribunale presieduto da Murò. Questa è la giustizia. Questo significa avere la schiena dritta, non avere paura. E cosa emerge da quelle indagini che abbiamo continuato proprio per consentire alla magistratura, alla giustizia, alla polizia di andare avanti? Emerge che nel corso del processo, mentre erano in corso quelle schermaglie procedurali in base alle quali poi Annazzo è stato assolto con dei cavilli, dalla casa di Annazzo, non da un cellulare che chissà chi lo usava, dal numero fisso, quello che stava in cucina, è partita una chiamata. E dove è arrivata questa chiamata? Alla casa, al numero riservato del presidente del tribunale di Lamezia Terme, Salvatore Murone, che stava giudicando l'imputato. Ma ve l'immaginate? Ma ve l'immaginate? Una sicumera di impunità, una tracotanza che ostenta una sicumera di impunità che non ha eguali quella che abbiamo visto e toccato a Catanzaro e in Calabria. Cose che nemmeno Palermo, nella peggiore delle stagioni, si erano viste. Questa è la realtà, per dirvi un esempio, dei mille, dei centomila che trovate raccontate in quelle 980 pagine, che non sono potute aumentarsi perché c'erano problemi di rilegatura, e poi c'era il rischio che diventasse anche uno strumento pericoloso da lancio e che quindi fosse sequestrato per ragioni di pubblica sicurezza. Quindi bisognava mettere a tacere Genchi, bisognava delegittimarlo, bisognava sospenderlo dal servizio, dalla polizia, per dare un segnale a tutta la magistratura di non potersi fidare di Genchi. E nonostante questo Genchi ha continuato a dare il suo contributo ai magistrati, compresa la stessa procura di Roma in una delle indagini più importanti degli ultimi anni, l'indagine Fast Web Telecom, che ha portato all'arresto di un senatore della Repubblica in carica, onorevole Di Girolamo, con grande imbarazzo, se volete con ironia. Quando arrivo alla procura di Roma, ormai mi conoscono tutti, all'ingresso mi chiedono: dottore, lei oggi entra dal lato del cancello degli imputati o quello degli operatori di giustizia? A secondo a che titolo ci vado, mi sottopongo ai controlli o entro direttamente, e continuerò a farlo fino a quando continuerà questa pantomima, che non mi ha affatto scalfito, perché con me i dossier non hanno funzionato, non sono riusciti ancora a trovare gli argomenti per inchiodarmi, perché tutti quelli che hanno trovato gli sono piovuti addosso. Il reato di avere acquisito i tabulati dei servizi segreti, cioè noi abbiamo acquisito i tabulati di Contrada, e grazie a quei tabulati Contrada è stato condannato a 10 anni. Abbiamo acquisito decine di tabulati in decine di indagini appartenenti ai servizi segreti che sono stati arrestati e condannati, non ultimo un maresciallo dei carabinieri arrestato da Vudico Capotenza, che era all'interno del SISD, che era lo stesso maresciallo dei carabinieri che riceve la chiamata con la stessa scheda prepagata dalla stessa cabina telefonica, dopo che l'attentatore che mette la bomba all'ospedale di Locri, al pronto soccorso, un ex poliziotto, Chiefari si chiamava, condannato per questo reato, fa la telefonata di rivendicazione, e la telefonata successiva la fa a questo maresciallo appartenente ai servizi. E questo maresciallo, per il caso, io lo conoscevo perché me ne ero occupato all'epoca delle indagini sulle stragi. Questo maresciallo era uno degli uomini fidati di Bruno Contrada, era uno dei marescialli che con Bruno Contrada alla vigilia di Natale dell'anno 1992 organizzò in una caserma dei carabinieri di Roma un pranzo a cui invitarono Antonio Di Pietro. Perché Bruno Contrada si stava cercando di costituire un paravento di rapporti con persone per bene, con persone in quel momento in auge, per evitare
di schivare gli arresti di cui aveva perfettamente conoscenza, dell'imminenza, sapeva di essere intercettato, sapeva tutto. Di Pietro non poteva sapere che un invito di un questore, un invito di carabinieri in una caserma, non è andato a casa delle escort, potesse comportare un tranello di una foto che a distanza di 17 anni, alla vigilia di un congresso di partito in cui lui avrebbe dovuto tracciare la linea di quel partito, avere il coraggio anche di assumere certe posizioni nei confronti della deriva del Partito Democratico, della deriva che nella regione più importante, la Campania, portava all'abbraccio mortale con un uomo come De Luca, plurindagato. È iniziato il ricatto, il Corriere della Serva ha iniziato a pubblicarlo, o il Pompiere della Sera, a secondo qual è la versione che volete fare. E puntualmente, dopo avermi invitato a quel congresso, e dopo il mio intervento è iniziato il killeraggio nei miei confronti, travisando completamente il senso di un intervento che ha ricevuto probabilmente più ovazioni di quelle che ha ricevuto lo stesso intervento di Pietro. Andatevelo a risentire. Questa è la teoria della mistificazione, è il sistema diabolico con il quale il primo giornalista che lancia la notizia su un'agenzia di stampa, il Velino, sapete chi è stato? Capezzone. L'uomo jukebox lo chiamo io. A secondo che gli mette il gettone lui canta. Un ragazzo intelligente, di cultura. Io lo apprezzavo da segretario del Partito Radicale. E Marco Pannella l'ha detto con me in trasmissione. Ha incantato pure me. Forse magari a lui per altre ragioni. Era un ragazzo, un giovane che aveva tanto talento, dice Marco Pannella, che di solito dice cose giuste, solo che al talento ha preferito i talenti. E questo già la dice lunga. Ed il metodo Boffo, se ci fate caso, funziona. Funziona perché quando Boffo, che non apparteneva al centro-sinistra, che non era un esponente di Rifondazione Comunista o dell'Italia dei Valori o delle eversive agende rosse, no, era un giornalista cattolico, moderato, un giornalista che aveva sostenuto il PDL da direttore del quotidiano, dei Vescovi. Quando all'interno della Chiesa si apre un dibattito, non sui temi dell'economia o della giustizia, ma sui temi della morale, dell'etica, sui temi che rappresentano gli aspetti basilari della dottrina della Chiesa, che attengono a ciò che i preti vanno a predicare nelle chiese, al principio in base al quale non hanno più somministrato la comunione a me perché sono un separato, un divorziato e un risposato, come non l'hanno somministrata a tanti di voi. Perché poter somministrare la comunione a Silvio Berlusconi? Cos'ha in più dei tanti separati e divorziati che in Italia non possono avvicinarsi al sacramento della comunione? Il diritto canonico per Berlusconi è un'altra cosa. E così, se ciascuno di noi dice una certa espressione, quella è una bestemmia ed è un blasfemo, se lo dice Berlusconi quella è una barzelletta, e come dice un arcivescovo bisogna contestualizzarla, perché adesso c'è questa bella espressione di contestualizzarla, per cui quando uno non vuole farsi processare, allora adesso non si parla più di lodo Alfano, lodo Schifani, lodo questa, no, ora si parla della messa in sicurezza del Premier, la messa in sicurezza come se fosse un torrente, come se ci fosse una frana, come se ci fosse una copertura di amianto in una scuola, la messa in sicurezza del Premier, cioè come se bisognerebbe mettergli un preservativo intero. E tutto questo dopo l'attacco a Boffo ha funzionato, perché Boffo è stato allontanato, si è dimesso, e non solo si è dimesso Boffo, ma è cambiata la linea della Chiesa, è cambiata la linea della Chiesa fino al punto da perdonare le lussurie di Berlusconi,
da perdonare le lussurie, perché in fondo si tratta di un'attività di pubblica relazione. O nella peggiore delle ipotesi è un esercizio di riabilitazione della prostata. E così si va avanti con figli, inventano lo scandalo di figli, la casa di Monte Carlo. Da settimane ci stanno scassando i santi attributi, con la cucina, la Scavolini, no, è più grande, è più piccolo, non c'entrava, ma c'era il trasporto, il progetto, l'architetto, il testimone. E poi arriva il ministro di Santa Lucia, ministro della giustizia pure lui, il collega di Angelino Alfano. Santa Lucia è uno stato grande, un po' più grande di questa stanza per intenderci, che ha pure un ministro e che è più bravo di Angelino Alfano, perché in 3 giorni è riuscito a fare per Berlusconi quello che Alfano ancora in 3 anni non è stato capace di fare, gli ha fatto il miracolo. E così il miliardario direttore dell'Avanti parte con un volo executive, un jet executive, che solo per metterlo in moto ci vogliono 10.000 euro, già solo per metterlo in moto. Appena lo spostano ce ne vogliono 50.000, appena si alza in volo si arriva a 70.000, 80.000. Direttore dell'Avanti, con tutti questi proventi del direttore dell'Avanti che ancora deve pagare, ripeto, i fattorini che si occupano di portare a discarica le copie invendute, recupera questa dichiarazione che porta in Italia come la prova regina per accusare Fini di cosa? Di avere svenduto al cognato la casa di Monte Carlo. Ma che ce ne frega di noi? Cioè, perché non lanciano le accuse reali politiche a Fini di avere svenduto a Berlusconi un partito e la dignità di un partito politico con quello che rappresentava nel bene o nel male? C'è bisogno di trovare la cucina Scavolini o l'atto notarile per dire che gli ha svenduto un partito, anche se lui dice che non ne poteva fare a meno, perché ormai Berlusconi si era comprato tutti i suoi soldati e tutti i suoi colonnelli, li aveva arruolati nella sua squadra e lui non contava più nulla. E questo emerge da un'intercettazione, da quella intercettazione che gli fanno i giornalisti quando parlano la russa Gasparri e gli altri al bar Giolitti, non so se ve la ricordate, quando fanno anche qualche apprezzamento di natura personale che mi astengo dal commentare su quella che poi sarà l'attuale compagna del Presidente della Camera. E lui si è trovato un po' come il soldato medico, quel soldato medico della Prima Guerra Mondiale che era stato bravissimo a superare la trincea e a entrare nella roccaforte austriaca e aveva sorpreso un gruppo di austriaci e li aveva fatti tutti prigionieri. E così con la radiotrasmittente diede la notizia al suo colonnello: comandante, li ho fatti tutti prigionieri, bravo, bravo. E il comandante aspettava che Menico tornasse con i prigionieri austriaci e così lui non tornava. Il comandante l'ha chiamato: Menico, perché non vieni? Comandante, dice, i prigionieri mi tengono. E così gli è finita a Fini, che pensava di fare prigioniero Berlusconi ed è rimasto prigioniero. E ora se n'è pentito. E sta facendo marcia indietro. Sta facendo marcia indietro e forse tutto sommato non ha fatto male a fare l'accordo con Berlusconi, a traghettare il suo partito dentro Forza Italia, a creare il PDL. No, non ha fatto male. Non ha fatto male perché questa è stata l'unica possibilità che gli ha consentito di smaltire dei rifiuti speciali. Persone come Gasparri, la Boccetta, il cui smaltimento non sarebbe stato possibile in condizioni ordinarie. E che adesso deve cicciarsi Berlusconi. E quindi tutto sommato tutto è bene quel che finisce bene. Che stia attento adesso negli arruolamenti, come gli ho detto in una trasmissione, che stia attento. Che cerchi di partire magari un po' più leggero ed evitare di portarsi dietro la zavorra se vuole volare alto, ma che abbia il coraggio di scelte definitive, perché non si può fare stare un po' col piede di qua e col piede di là, rappresentare il governo, aiutare il governo in modo determinante e allo stesso tempo
pretendere di poter rappresentare l'opposizione del paese, perché prima o dopo gli italiani chiedono il conto. Deve fare delle scelte. Non può continuare con questa teoria della partenza francese e della ritirata spagnola, perché altrimenti il metodo Boffa ha funzionato pure per lui, come rischia di avere funzionato, visto che adesso, come si sta parlando, sta accettando l'idea della messa in sicurezza del Premier. E l'ultima che abbiamo visto è partito Sallusti a attaccare me, l'annunziata dopo la trasmissione dell'altro giorno, vi ricordate gli articoli, lo spione, gente. Io sono lo spione, cioè è come il bue che dice cornuto all'asino. Cioè, chi ha fatto le indagini solo, sempre e soltanto per conto di pubblici ministeri e di giudici validate dai difensori dei processi pubblici, accusando il network avversivo fatto da lui e dai suoi amici, passa per spione. E lui in questo articolo dice che noi sappiamo, lo dice il 4 ottobre, che due procure, una del nord e una del sud, stanno intercettando i telefoni miei e del vice del direttore di questo giornale. E lo ripeto, questa è una notizia di reato evidente. Come fai a sapere tu che due procure stanno facendo le intercettazioni dei tuoi telefoni? Chi te lo ha detto? E non glielo hanno detto le procure, perché due procure non possono mettersi d'accordo per fare una fuga di notizie. E le forze di polizia che fanno le indagini sono diverse e nemmeno si conoscono fra di loro. C'è una centrale dove le due procure, come tutte le procure italiane, comunicano le intercettazioni e chiedono le intercettazioni e chiedono le acquisizioni dei tabulati. E queste centrali sono dentro le aziende telefoniche, dentro quelle aziende telefoniche dove noi abbiamo trovato gli ex uomini del Rossi, il peggio del fango di questo Stato, che è stato in parte scovato dalla Procura di Milano nell'indagine Telecom, solo in parte, ma che all'interno di questo network informativo che è in condizione di preparare le indagini su chiunque. Questi sono gli aspetti pericolosi per la sicurezza dello Stato, sui quali è necessario intervenire, sui quali noto una certa attenzione istituzionale. Sono contento dell'ultimo intervento di Bersani, che ha colto la preoccupazione e la possibilità che questa escalation del dossieraggio possa toccare i più alti vertici delle istituzioni della Repubblica, come io avevo già denunciato da tempo e come rischia di avvenire. Se ci potrà essere un cambiamento istituzionale nel nostro paese, se ci potrà essere la possibilità del varo di un governo tecnico, sia pure finalizzato alla riforma di quella ignobile legge elettorale, sia pure finalizzato a ridare agli italiani il diritto di esprimere un voto di preferenza libero, di scegliere il delinquente che devono mandare in Parlamento. E non consentire ai delinquenti di scegliere le mignotte, le prostitute e i mafiosi da far sedere nei banchi del Senato. E ricordo ancora lo scandalo di mio figlio, il bambino che torna dalla scuola, triste, come non era, non era mai, non l'avevo mai visto così seccato. Walter, che cos'hai? Papà, sapessi. Oggi a scuola la maestra ci ha spiegato Caligola, che era un imperatore romano che aveva fatto il proprio cavallo senatore, i Cantus. Ma te l'immagini, ha portato Caligola, un cavallo, nel Senato. Lui giorni prima aveva studiato il Senato romano, l'avevamo studiato insieme, gli avevo fatto leggere i comizi a popoli curiati, cioè i primi esempi di democrazia partecipativa della Roma. E il bambino ci è rimasto male quando ha visto che in quel Senato un cavallo era stato fatto senatore. Ci ha fatto pure la cacca nel Senato. Che cosa gli potevo spiegare io a mio figlio? Che adesso anche un asino può diventare senatore o deputato, e anche una prostituta diventa parlamentare. E se poi è molto grave, ha delle capacità particolari e riesce a fare quello che altri non riescono a fare, magari diventa pure ministro. E avevamo qualche segnale all'orizzonte, che l'organizzazione degli industriali, la rappresentanza degli industriali, si rendesse conto dello sfacelo che questo governo, questo regime sta facendo alla nostra economia, all'occupazione, allo sviluppo, al commercio con l'estero. Un'Italia che sta troncando i rapporti con il mondo,
fossilizzata in una politica estera finalizzata semplicemente ai rapporti con Putin, ai rapporti con la Libia di Gheddafi, a cui adesso abbiamo aggiunto lo Stato di Santa Lucia. E abbiamo chiuso con tutti. E così la Confindustria, con il suo presidente Marcegaglia, inizia a prendere le distanze dal governo. E così inizia il dossieraggio sulla Marcegaglia. Inizia quell'attività che è di dominio pubblico. Inizia la schedatura. Stiamo mandando i nostri segugi, stiamo spostando i nostri segugi da Monte Carlo a Mantova, alla città della Marcegaglia. Le faremo un culo così per 2 mesi, scrive nell'SMS il redattore del giornale. E lì abbiamo tutti gli interventi, abbiamo delle intercettazioni, ancora una volta, che rendono giustizia alla verità. Quelle intercettazioni in cui addirittura l'esponente della stampa di Confindustria, commentando anche il dossieraggio su Berlusconi e su Fini, dice: dietro Fini ci stanno gli stessi di quelli che stavano dietro alla Daddario, ipotizzando che Fini non sia l'espressione di una decisione politica, ma che sia a sua volta, recito testualmente, un punto di riferimento delle sovrastrutture che tengono i fili del palazzo, come i burattini, come i pupi. Non so se chi di voi ha mai visto Cuticchio, l'opera dei pupi, palermitano. Ecco, questi sono i pupi che noi vediamo in televisione, Porta a Porta, in Parlamento, poi c'è chi sta dietro, chi muove i pupi. E dopo che inizia il dossieraggio, il giorno dopo, le dichiarazioni della Marcegaglia, non mi faccio intimidire. Nessun dossier cambierà i miei giudizi sul governo. Anche lei, partenza francese, ritirata spagnola. Il metodo Boff ha funzionato pure per lei. Dichiarazione del giorno dopo. Feltri è uno dei migliori giornalisti d'Italia. E questa non è la sindrome di Stoccolma, signore. No. Questa è la paura. La paura che non abbiamo avuto persone come me, modestamente, come Luigi De Magistris, come Salvatore Borsellino, come tutti quelli che andiamo fra la gente e con la gente a parlare di queste cose, a denunciare, come abbiamo fatto nelle nostre attività istituzionali e come continuiamo a fare, senza temere nulla. Perché nelle verifiche che hanno fatto nei miei confronti di tutti i tipi, fiscali, finanziarie, rapporti con i trans non me ne hanno trovati perché... sono stati sfortunati, hanno trovato che per 2 anni avevamo pagato sia io che mia moglie la tassa sulla televisione, quindi l'abbiamo pagata tutte e due. Per 2 anni abbiamo fatto il bollo della Fiat 600, la macchina di mia moglie, senza saperlo. Lei l'ha pagato, io, pensando che lei non l'avesse pagato, l'ho pagato pure io. Per 2 anni abbiamo chiesto il rimborso. Ecco, questo è il risultato. Il risultato di quello che sono riusciti a fare questi signori con le loro attività di dossieraggio, con le loro ricerche della verità. Noi non abbiamo mai fatto attività di dossieraggio, di killeraggio, abbiamo sempre fatto indagini, controllate dall'autorità giudiziaria, e queste indagini sono arrivate nei processi. Sono state vagliate dai giudici, sono state vagliate dalla Cassazione, ma sono state vagliate principalmente dai difensori degli imputati, che vi assicuro sono degli professionisti molto bravi, certe volte forse anche più bravi degli stessi magistrati che promuovono l'accusa e che giudicano. E in nessuna occasione, mai in nessuna occasione, un solo difensore di imputato ha mai potuto trovare nulla di irregolare nel mio lavoro, mai. Non sono riusciti a trovare nemmeno un errore che riguardasse l'incriminazione sbagliata di un colpevole o che riguardasse il proscioglimento o l'assoluzione di un innocente. Questo perché, non perché non ho mai sbagliato, no, perché tutte le volte che l'ho fatto, e capita spesso, ho avuto la fortuna di accorgermene per primo, perché errare è umano. Un investigatore è facile che sbagli, perché il lavoro dell'investigazione è un lavoro che è fatto di fantasia, e nella
prospettazione della fantasia che deve aiutare con l'intuito, l'investigatore, è facile sbagliare. Però io vengo da una scuola, che è la scuola di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di tanti magistrati, di tanti poliziotti, che sono cresciuti con questa scuola che ci impone la capacità e la forza di sapere fare tanti passi indietro di quanto se ne sono fatti in avanti quando ci si accorge di avere sbagliato, senza innamorarsi mai dell'indagine, senza innamorarsi mai della soluzione facile, della soluzione immediata, ma cercando sempre il particolare, la verità, e senza accontentarsi mai della prima delle verità che ti viene prospettata, ma cercando che questa verità possa essere colta in tutte le sue sfaccettature. Questo è quel lavoro, questa è quella professionalità che gli ha fatto paura, questa è quella professionalità che gli ha fatto paura perché non ha mai guardato la persona dell'imputato, non si è mai limitata ai pesci piccoli o al killer a cui viene armata la mano per andare a sparare senza sapere perché e per come deve uccidere una determinata persona, ma cercando di capire, di individuare chi ha voluto quell'omicidio, chi ha voluto quella strage. Ecco perché il mio lavoro, la mia produzione, anche letteraria, oltre che processuale, si distingue molto da saggi, come quelli di Saviano, che sono certamente utili nel denunciare la malapianta della camorra, la violenza, gli aspetti cruenti di una manifestazione violenta della mafia in Campania, che non è limitata solo a Scampia o solo a chi uccide in preda alla droga, ma che riguarda le collusioni con la politica, che riguarda i vari Cosentino, che riguarda le varie amministrazioni comunali e regionali, di cui nella prima versione, purtroppo, Saviano, forse perché ha pubblicato con la Mondadori, ha dimenticato di parlare. Adesso sta facendo un passo avanti, perché è un bravo giornalista, ed è un giornalista anche onesto, che sta ammettendo i propri errori. Sta facendo delle denunce molto più importanti, sta aprendo un mondo del quale non si era mai occupato, e spero che prima o dopo possa ritrattare quella terribile espressione secondo cui Maroni è stato il migliore ministro dell'interno della storia della Repubblica. Non attribuire mai a nessun ministro, caro Saviano, questi appellativi. Riservali alla storia, giudizio di chi è stato il migliore e di chi è stato il peggiore, perché in Italia c'è sempre la possibilità di essere smentiti con assoluta facilità su chi è stato il migliore e su chi è stato il peggiore. Io sentivo parlare a Palermo che il migliore pubblico ministero era il giudice Signorini, perché insieme ad Ayala aveva sostenuto l'accusa al maxi processo a Cosa Nostra. In effetti quei pubblici ministeri hanno dovuto far altro che recitare quello che già Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano scritto nell'ordinanza sentenza. Nemmeno i giudici hanno esercitato un vaglio critico eccessivo. Non solo non si sono letti, secondo me, la sentenza che hanno firmato, ma non l'hanno nemmeno scritta in buona parte. Perché se voi andate a leggere la sentenza del maxi processo, quella scritta da Giordano e da Grasso, ci sono addirittura dei passi in cui c'è scritto come osserva questo giudice istruttore, che sono il copia e incolla fatto non con Word ma ricopiando con la macchina da scrivere, la dattilografa, quello che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano già scritto nell'ordinanza sentenza. E questo vi dice a chi va attribuita la paternità di quel processo. E quando noi iniziamo le indagini sul giudice Signorino, dopo le dichiarazioni di Mutri, quelle dichiarazioni raccolte da Paolo Borsellino prima che fosse ucciso, quelle dichiarazioni che riguardavano Bruno Contrada, che riguardavano avvocati, che riguardavano medici, medici che entravano e uscivano dal carcere e tenevano i rapporti con i mafiosi, che riguardavano fra questi quel Guttadauro, che è lo stesso medico, capomafia di Brancaccio, dove saranno installate le microspie che saranno trovate grazie all'infedeltà di un maresciallo dei carabinieri del Rossi che l'ha installata e si è venduto le informazioni. E per questo è già stato condannato. Ed è stato condannato insieme a Cuffaro. E cosa accade quando Cuffaro lascia Casini col suo partito e vota la fiducia? Accade in maniera sincrona l'attacco e l'apertura del procedimento disciplinare al pubblico ministero di Matteo, che ha istruito il processo nei confronti di Cuffaro, che sostiene l'accusa nel processo per mafia a Cuffaro che si è aperto dopo la condanna a quello per rivelazione del segreto d'ufficio, perché nulla avviene per caso. Queste sono le purghe
che questo sistema fascista somministra col manganello, l'aspersoio, un olio di ricino che è diverso da quello utilizzato dal fascismo, dal nazismo, perché è fatto di informazione, perché è fatto dei mezzi di comunicazione, dei vari Vespa, dei vari Porta a Porta, dei vari Fede, dei vari Grande Fratello, della Maria De Filippi, di quella droga che viene data a tutti, dai bambini ai grandi, per distrarre. Ecco quindi l'esigenza di affermare un momento di verità, di affermare un momento di giustizia prima di tutto, prima ancora di affermare le ideologie e i partiti. Ecco quindi l'esigenza di controllare e verificare quello che avviene all'interno dei partiti, qualunque essi siano, e pretendere che il metodo democratico, che l'affermazione della legalità, della giustizia e della verità sia il verbo che qualunque partito di destra, di centro e di sinistra possa predicare in Italia per avere il vostro consenso. State attenti prima di dare deleghe in bianco a chiunque e non risparmiate critiche a nessuno, perché solo attraverso la vostra capacità di persone oneste che hanno la schiena dritta e che sanno criticare, noi possiamo fare paura a chi detiene ancora lo scettro e il controllo dei partiti grazie a questa ignobile legge sul sistema elettorale che attribuisce al capo di un partito, alla segreteria di un partito, la possibilità di scegliere quelli che saranno i candidati e quelli che saranno gli eletti, quelli che saranno e sono gli assessori nelle giunte, nelle amministrazioni dove si fanno gli ingiugi. Io voglio augurarmi che i giovani non si lascino abbacinare da questa tendenza alla superfetazione delle tessere, dei congressi farsa, di tutta un'attività finalizzata a dare fumo negli occhi, a prendere in giro la gente, a fare entrare, come si diceva al mio paese, uscecco paura. È il metodo di far entrare l'asino alla stalla, l'asino che è stato tutto il giorno in campagna, la sera è riottosa a dover entrare in una stalla ristretta, e appena arriva davanti la stalla non vuole entrare, e quello lo tira, cerca di farlo entrare e non entra, e così il proprietario dell'asino si attrezza, il contadino gira l'asino e lo tira per la coda, e l'asino per la coda preso in giro entra nella stalla. E il mio è un paese dove ci sono gli asini, sì, li usano ancora da 10 anni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Io non potrò mai dimenticare, io ho passato la mia infanzia sull'asinello, era il momento più bello. Non avevamo la pista Polycar, non avevamo altri giocattoli nella mia famiglia. Il giocattolo più bello era l'asinello. E ricordo questo asinello che non voleva entrare nella stalla. E ricordo mio zio che lo girava e lo faceva entrare per la coda. Già manovra. E state attenti a non fare come l'asino. State attenti a non entrare per la coda in quella stalla dove non volete entrare guardandola con gli occhi. E quindi apriamo gli occhi, guadagniamoci quella libertà che chi ha combattuto per la resistenza ci ha dato, guadagniamoci la libertà e la capacità di dire le cose per come sono, e non abbiamo il coraggio di denunciare le mistificazioni che sono sotto gli occhi di tutti in questo oltraggio all'intelligenza del popolo italiano, in cui non vengono chiamate le cose col loro nome, l'attentato a Belpietro. C'è un elenco di persone che sono state ammazzate, giornalisti che sono stati ammazzati, sparati, in cui i colpi sono andati tutti a segno: Giancarlo Siani, Pippo Fava, Mario Francese, Paolo Roscagno, Corrione, Walter Pompaggi, uscito dalle brigate il 28 marzo, i miei colleghi Mimmi Cassarà, Beppe Montana, il procuratore di Palermo Gaetano Costa. Non c'è stato un solo colpo che non è andato a segno, non si è inceppata la pistola. E il poliziotto, il poliziotto nelle scale che spara 3 colpi e non colpisce la sala. Io devo rivendicare la professionalità dei miei colleghi, e con i miei colleghi anche di tutti gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza. Oggi non c'è un solo appartenente alla Polizia di Stato, alla Carabinieri, alla Finanza,
che in contraccolpi non riesce a prendere la sagoma di una persona alla distanza in cui lui ha sparato. E non c'è ancor di più per gli appartenenti al servizio scorte, che vengono scelti per le loro qualità fisiche, attitudinali, che vengono istruiti con dei corsi specifici, con degli addestramenti, con un esercizio al tiro costante. E non esiste che in tre colpi non si prenda un bersaglio, così come non esiste che una persona normale, che poteva essere identificata già solo dal CONI, possa saltare un muro di 2 metri o di oltre 2 metri senza toccare la siepe che c'è sotto e scansando 11 telecamere che ci sono sopra, come se fosse Spider-Man, come se fosse l'uomo invisibile. E io sono sicuro che la Polizia di Stato di Milano, dove ci sono i migliori uomini che la Polizia di Stato ha in Italia fra personale e funzionari, come la magistratura di Milano, sappia presto dare un contributo di chiarezza a questa ultima pantomima, a questa ultima mistificazione con la quale si è oltraggiata l'intelligenza del popolo italiano, dove quell'altro bellissimo spettacolo che vedi caso si è celebrato pure a Milano, della statuetta del Duomo, che ha allungato la vita di Berlusconi e la diaspora all'interno del PDL per almeno 6 mesi. Lui la guarigione pensava di farla di 9, poi hanno detto che era solo 30 giorni. E oggi siamo quindi a un appuntamento importante, un appuntamento nel quale bisogna sapere guardare con attenzione, bisogna pensare agli interessi dello Stato, bisogna pensare alla governabilità del paese, perché vedete, i proclami, gli striscioni, gli slogan sono certamente importanti, così come il dibattito politico, le emozioni, le espressioni sopra le righe, però c'è la necessità di trovare, di sapere cercare in Italia un momento di convergenza delle forze democratiche, un momento di convergenza che possa avviare una fase costituente, che possa avviare quel percorso che i nostri padri con tanta pazienza, con tanta calma hanno avuto quando si sono messi insieme, senza guardare il fatto che erano bianchi, rossi, turchesi, e insieme hanno combattuto contro il fascismo, insieme sono scesi in campo, hanno imbracciato le armi per combattere contro la dittatura nazifascista. Abbattuto il fascismo, ognuno ha preso la sua strada. In Italia si è aperto il dibattito politico, si sono formati i partiti, c'è stata l'Assemblea Costituente, si è governata nel bene e nel male l'Italia, si è affermato il progresso, si è affermata la crescita di una nazione che è uscita distrutta da una guerra e da una dittatura che era durata per oltre 20 anni. Ecco, in Italia c'è bisogno di ritrovare in quei valori della Costituzione, in quei valori della Resistenza, il momento di riflessione e di coesione, senza abbassare la guardia. E in questo senso il sacrificio di coloro che per la verità e la giustizia hanno dato la vita ci deve aiutare. Ci deve aiutare con la missione che persone come Salvatore Borsellino stanno facendo in questo momento in tutta Italia. Io auguro veramente lunga vita a Salvatore Borsellino, che Dio ce lo preservi, perché oggi lui riesce ad aggregare il meglio di quello che c'è in questa società, il meglio che c'è fra i giovani italiani, fra tutte le generazioni italiane. E intorno a Salvatore Borsellino, intorno a questo vessillo dell'agenda rossa, col tricolore d'Italia, noi ci ritroviamo e ci ritroveremo in tutte le piazze, in tutti i momenti in cui l'emergenza nazionale ci chiamerà a dire la nostra parola, con un Vangelo e una fede che è fatta di valori, di ideali e di concretezza, che è la concretezza del nostro pensiero, che è la concretezza del vissuto, di quello che ciascuno di noi ha fatto nella vita, di quello che può raccontare come padre, come uomo, come lavoratore, come insegnante, come carabiniere, come poliziotto, come operaio. Noi abbiamo le mani pulite, noi abbiamo la coscienza pulita, noi abbiamo tutti i requisiti per dire l'ultima parola, e per essere al contempo i fustigatori delle peggiori porcherie di questa nazione.
Noi non ci dobbiamo arrendere, questo non deve essere solo un'occasione di incontro, questo deve essere un'occasione perché all'interno della nostra coscienza il sentimento che proviamo di rabbia, di dolore e l'anelito di giustizia possa uscire da questa stanza e contagiarsi a tutte le persone per bene che in questo momento non sono qui perché non sono potute venire o perché non sapevano di questo evento. Perché quel meraviglioso strumento di democrazia che è quella telecamera che in questo momento sta riprendendo questo evento possa diventare fra qualche minuto patrimonio della rete, quindi patrimonio del mondo, patrimonio della storia. Perché il più grande e meraviglioso strumento di democrazia che è internet possa prendere il posto di tutti i finti strumenti di democrazia. Perché attraverso internet si possa esprimere e verificare il consenso reale, che non sia un consenso delle tessere comprate al supermercato, il mercato dei buoi, col quale qualcuno pensa di vincere i congressi e prendere le leadership dei partiti. Questo qualcuno sappia che ha solo un pugno di mosche nelle mani, perché in quel pugno di mosche non c'è la coscienza degli uomini liberi e degli italiani onesti. Ecco perché io mi sento ancora una volta di concludere l'intervento gridando io questa volta quello che Salvatore Borsellino ha dimenticato di urlare: resistere!